qual è la vostra posizione subito dopo l'intervento del Presidente Crocetta in aula? Ma noi confermiamo la nostra delusione rispetto a un discorso che doveva dire molte più cose, molto più concrete, molto più pregnanti rispetto alle strategie di governo e di crescita assolutamente inesistenti di questo governo. Noi confermiamo la nostra mozione di censura all'assessore Scilabra, ma soprattutto oggi comunichiamo che abbiamo pronta una mozione di sfiducia allo stesso Presidente, che inizieremo a sottoscrivere e appena arriveremo a 46 firme la depositiamo per mandare a casa Crocetta e questo governo. Tramonta l'idea di una larga intesa? Non c'è mai stata e soprattutto oggi noi chiederemo qual è la nostra posizione assolutamente alternativa a questo governo e al Presidente di questa regione.